Penso che in questi ultimi anni la produzione in Sicilia è tornata in modo molto importante, sicuramente grazie ai finanziamenti del Fondo regionale della Sicilia Film Commission, che hanno permesso sia a noi siciliani, ma non solo, anche a produttori di tutta Italia, di tornare a girare qui in Sicilia con le giuste risorse. Oggi siamo qui proprio per testimoniare questo importante passo, secondo me, che è stato fatto negli ultimi anni e che spero si continui a fare nei prossimi anni. Tutti gli interventi delle varie regioni debbano servire soprattutto a dare voce a chi il territorio lo vive. Devono essere uno strumento perché chi vive in un territorio non debba andare via per fare questo lavoro, ma lo possa fare del proprio territorio senza sconvolgere la propria esistenza. Io in prospettiva la produzione vedo che la situazione sta diventando sempre più complicata, perché a differenza di altre crisi che ci sono sempre state, questa è una crisi in cui manca veramente il denaro rispetto ad altri momenti. Credo che l'unica strada che io mi sento di dare, per esempio ai miei allievi del centro sperimentale a Roma, perché insegno produzione a Roma, è quella di pensare di costruire dei film a misura di mercato, il che vuol dire però fare dei film sotto il mezzo milione di euro, perché oggi è possibile creare un sistema sano con dei film a basso costo. Però insomma credo che si debba fare molta strada, che a mio parere è quella dell'estero, di avere finanziamenti all'estero, di trovare delle coproduzioni estere, un diverso tipo di produzione, cioè produrre a meno costo, senza però perdere l'identità della produzione, perché vuol dire un film è fatto di scenografi, di costumisti, di elettricisti, di macchinisti. Se io devo fare un film con 30 lire, è chiaro che questi non ci sono, lo faccio ugualmente, faccio un'operazione culturale magari pregevole, però secondo me non è la strada. È un periodo molto interessante, perché chi capisce la strada ce la fa, chi insomma non trova una via d'uscita, sono problemi. Allora, insomma, è un momento complicato ma anche interessante. Chi avrà più idee, più iniziativa, forse se la cava, però è molto problematico. E penso, come risultato, che molte piccole aziende spariranno. Il film è il completamento di un lavoro che è iniziato nel 1999, quando con Giovanni Piperno siamo stati a Napoli per realizzare un documentario per Rai 3, dove abbiamo raccontato la quotidianità di quattro personaggi, due ragazzini di 12 anni e due signorinelle già un po' più donne di 14. Per individuare il nostro protagonista abbiamo chiesto cosa pensi del tuo futuro, cosa pensi che farai da grande. Tutti i maschi rispondevano il calciatore, tutte le femmine rispondevano la modella, sia nei quartieri popolari che in quelli più agiati, più borghesi. Gli unici quattro che magari avevano questo desiderio ma sapevano che non sarebbero diventati modelle e calciatori, sono diventati i nostri protagonisti.